Altri appuntamenti poi per stasera alle 20:30 la Chiesa Madre di Aci Sant'Antonio accoglierà la prima del film Cor Jesus Mecum Est. Si tratta del racconto della vita di Madre Carmela Aprile, la fondatrice del Santuario del Sacro Cuore, un film del regista Robert Garai. Girato interamente in luoghi siciliani, che ha catturato l'attenzione del pontefice, che ha chiesto di incontrare lo staff. Ad organizzare la proiezione di questa sera è l'Associazione Cineteatro Ambrosiana, in collaborazione con l'assessore allo spettacolo e al turismo Antonio Scuderi e al sindaco di Aci Sant'Antonio, Santo Io lo sapevo, Caruso. Mariano, ho visto un angelo! Un angelo si è apparso di fronte a me, va bello, bene, va purissimo! bene. Figlia mia, al parroco si raccontano tutti i peccati. Ma non puoi parlare con tutte le belle persone, ma non lo puoi capire. La gente pensa che tu hai le rotelle fuori di fuoco. Vita mia. Voi pregate il Signore, io pregherò. La fede opera miracoli, amica mia. Ma che cosa significa che interessa questo patrimonio culturale? Interessa a molti, interessa a molti. A nessuno, solo a te interessa. La casa è su un assunto restuente. Paravo! Signore vuole il suo santuario. Io non è che non ti credo, amica mia, non è questo, è che la gente non ci crede, non lo vede, capito? Come lo vedi tu, con tutta questa forza. No, no, non ci crede. Un capriccio mio? E allora il santuario, Carmela, la storia di questa nostra città, un capriccio! Non mi interessa, non mi dice niente, signora! Lei vota da di te, ma non ha capito niente! Non ti servono due quadri. È il quadro che ha scelto te. Questo è il tuo quadro. Parlava in modo particolare e fece tanti miracoli, tante cose sono da attribuire proprio a Madre Carmela. Madre Carmela fondò anche il santuario di Rosolini, che oggi è meta di visitatori che vengono da tutte le parti, non solo della Sicilia, ma da qualsiasi parte, e c'è una devozione altissima. E noi vogliamo che venga riconosciuta Madre Carmela, che venga naturalmente venerata per quello che è, per quello che ha fatto, perché lei faceva dei miracoli, ma il male che avevano gli altri lo assorbiva lei stessa. Questo è un film, dura circa un'ora e mezza, siamo intorno ai 90-95 minuti, che naturalmente ci farà emozionare. Adesso vedrete come viene girato, io non vi racconto la trama del film perché altrimenti ci perderemo il bello, ma prima di cominciare voglio ringraziare sentitamente il parroco, Don Angelo, di Don Angelo Milone, che ci ha permesso e concesso di effettuare questo evento in chiesa. Grazie a voi per la presenza. Certamente non è usuale proiettare un film in una chiesa, però io ho accolto questa richiesta anzitutto perché viene dal signor Sindaco e
poi anche perché è una tematica religiosa, questa Madre Carmela Aprile che fonda questo santuario, come abbiamo sentito, a Rosolini, dedicato al Sacro Cuore di Gesù. E in questa serata che è stata caratterizzata dal tema della vocazione, c'è stato Padre Carmelo Sciuto, ha presentato una relazione sul tema della vocazione della comunità. Domani è la festa della parrocchia, che vivremo in due momenti. Il momento del patrocinio, ecco, ci ricordiamo che abbiamo un fratello maggiore che è Sant'Antonio Abate, che è il nostro punto di riferimento, il nostro protettore, intercede per questa comunità parrocchiale presso Dio, lui ricordiamo, e guardiamo anche al suo modello di vita come un modo più concreto per noi, anche se molto arduo, un modo più concreto per vivere il Vangelo. E poi domani sera ci sarà la dedicazione di questa chiesa, che è una bella chiesa, lo state vedendo. La dedicazione della Chiesa significa che è la dedicazione di tutti quanti noi, perché la Chiesa poi rappresenta noi stessi, noi siamo la comunità, la famiglia di Dio. Questa sera proprio si è parlato di comunità, e anche in questo film verranno, secondo ecco, la trama, verranno presentate anche queste tematiche, quindi l'incontro con Dio, la vita di comunità, con le sue potenzialità, i suoi momenti belli, anche i suoi momenti di, diciamo, di difficoltà, di crisi, ecco, e soprattutto il rapporto vivo col Signore, intimo col Signore, che ci cambia, che ci trasforma. Grazie, grazie anche per la presenza del regista che ci ha dato questo onore. Grazie. Grazie, grazie. Naturalmente grazie anche al sindaco del Sanatorio Santo Caruso, che è qui con noi, che ha organizzato un po' insieme all'Associazione Ambrosiana l'evento, e anche grazie ad Antonio Scuderi, l'assessore proprio allo sport e turismo. Vieni Antonio, ti prego. Allora, buonasera a tutti, grazie di mano soprattutto a voi, perché noi amministrazione, attraverso questa collaborazione che abbiamo soprattutto col gruppo Ambrosiana, che porta avanti questa bellissima cultura, che è la cultura del cinema. Attraverso queste iniziative noi promozioniamo sia il cinema, ma soprattutto facciamo conoscere al territorio quello che rappresenta effettivamente questa bellissima arte. Ringrazio il regista Rai, perché l'abbiamo conosciuto in occasione della manifestazione che abbiamo fatto qua di Sant'Antonio, e oggi abbiamo l'onore di ospitare qua nella nostra bellissima chiesa, approfitto anche per ringraziare il parroco. Detto bene, non è usuale fare una proiezione in chiesa, ma il nostro parroco è sempre a disposizione, perché abbiamo carenza purtroppo di strutture, e lui mette a disposizione anche questa bellissima struttura e questa bellissima chiesa, che è anche il nostro punto di riferimento per lanciare le nostre bellissime iniziative. E concludo ringraziando te, perché ci siamo visti l'altra sera per organizzare questa serata, e abbiamo colto l'occasione e siamo qua. Assessore è stato parte in causa in questa organizzazione, ci siamo, vedo che c'è anche un buon pubblico, quindi sicuramente sarà una bella occasione per riscoprire una tematica importante. Si accennava a queste figure che per noi rappresentano tanto, e ci sono figure che rappresentano il nostro modo di vivere, quindi attraverso il cinema, attraverso l'arte del cinema, noi riscopriamo queste bellissime figure. Grazie a tutti. Velocemente, perché dopo il sindaco non si parla, quindi sono un po' fuori legge. Semplicemente grazie sia all'associazione e sia anche al regista per averci dato questa possibilità di scoprire anche quello che è la storia, magari vicino a noi, che non conosciamo, no? E quindi questa è un'opportunità che date da Sant'Antonio e anche a noi stessi per scoprire e anche ammirare i personaggi, gli attori che si sono impegnati, tra cui anche lei. E quindi grazie, io ho visto il trailer e devo dire che mi è piaciuto, quindi sono curioso di vedere il resto.
Grazie, grazie a voi, grazie anche a Tori Foresta, presidente della Cineteatro Ambrosiana, dove sei tu, sei qui insieme a Nello Di Maria, infaticabile, come sempre, un breve saluto. Sì, io volevo portare innanzitutto i saluti a Roberto, tramite anche l'amicizia, oltretutto è stato lui a inaugurare il corso, il padrino del corso di cinematografia che si tiene qua da San Antonio. Ha detto bene il sindaco che il cinema è il mezzo per far conoscere persone anche vicine che noi sconosciamo, ed è il mezzo più idoneo per far conoscere tutto il mondo, soprattutto il film girerà, qua sono delle anteprime che si fanno, ma lo vedranno anche in televisione. E ringrazio ancora Roberto Garai per questa occasione, grazie a tutti. Lo vedrà anche Papa Franceschi il film, perché siamo proprio in attesa di ricevere proprio la chiamata. Io vorrei dire solo una cosa, siamo orgogliosi stasera di essere qui tutti, e siamo anche numerosi, perché sabato, quindi ci sono chi lavora ancora, e grazie a Luisi, chiamiamo così, grazie a qualcun altro che ti dirai, grazie all'amministrazione, e finalmente cominciamo a parlare di cinema, con la C maiuscola. Grazie a tutti. Bene, è arrivato il momento di chiamare lui. Lui, Roberto Luis Garai, regista pluripremiato, ed è stato veramente un orgoglio per noi lavorare con lui. Maestro grande, e col suo carisma, con la sua forza vitale, professionale, ci ha indirizzati verso un prodotto di qualità fantastica che adesso vedrete. Roberto! Casuale che sono. Ho fatto una passeggiata a Buenos Aires e mi ho trovato qua. Esattamente. Grazie innanzitutto al sindaco, alla gente, qua la gente che fa queste cose per imparare il cinema, per andare avanti, perché il cinema è cultura. E comunque, come Sant'Antonio accoglie sempre, io ho detto dobbiamo fare questa visione, lui me l'ha detto. Io lo pensavo, lui me l'ha detto. Comunque grazie a tutti per essere presenti, aspetto che piaccia questo film. Io vengo di lontano, come dice il nostro Papa, di lontano ovviamente, dall'altra parte del mondo, però veramente noi abbiamo radici siciliane, io ce l'ho, anche spagnola, e l'Argentina è casa tua. Comunque mi prendo l'obbligo di dire che questo è casa mia, capito? Grazie a tutti e disfrutare il film. Un altro passo avanti, naturalmente c'è un interprete fantastica del film, che tra le altre cose la sua bravura si evince in tutto quello che fa, ma che tra l'altro c'è anche qualche cosa di particolare in lei, perché anche fisicamente somiglia a Madre Carmela Prima, Elisa Franco. Grazie per essere qua e condividere con noi questa bellissima serata. Che dire, ripeterò, sarò un po' ripetitiva, però lavorare con Roberto è stato fantastico per tanti motivi, principalmente perché è veramente un maestro del cinema e secondariamente perché utilizzare il metodo americano a noi non capita molto spesso in Italia, per cui io ho lavorato molto intensamente sul personaggio, sono stata a stretto contatto con le monache, ho vissuto un po' con loro. E quindi, ha vissuto in clausura, eh? Eh già, e quindi insomma questa esperienza al di là del lato artistico mi ha arricchita veramente tanto. Sì, assolutamente. E ora vediamo il film. Ah no. Perché noi siamo raccomandate e ce lo meritiamo. Tra le altre interpreti ricordiamo Alice Perlito, che non è stasera qui con noi, c'è la mamma, comunque c'è Cristina Segador, che naturalmente era la principessa delle soap opera argentine, che molti conoscono in Italia per aver visto le soap opera argentine, Fabiana Pagani, coprotagonista del film. Enrico Pappalardo, Peppe Santa Croce.
Peppe Santa Croce che è qui con noi stasera. Peppe, ti prego, vieni. Berenice Garai, che è la figlia di Roberto e Paolo Di Gabriele. Paolo, che è stato, tra l'altro, e ci tengo a dirlo, è un po' l'anima, è stato un po' l'anima di questo film. Non c'era mai, oltre che interpretare se stesso, ma ha fatto tutto lui, cioè nel senso che ci veniva a prendere, ci portava. Era una trottola, ma veramente, veramente, senza di te Paolo, veramente ci saremmo trovati non molto bene. No, senza di voi non avremmo potuto fare niente. Senza tutti voi. Senza considerare che lo Zampino è la sceneggiatura e sì, della traduzione. Sì, ma quelle sono cose, diciamo, poco importanti. Se non ci fosse state voi, il film è stato girato grazie alla volontà di tutti gli attori, a partire dai protagonisti che vedete qua, Elisa, Enrico, Peppe Santa Croce e altri, tutto il cast. L'impegno è stato fantastico, un impegno proprio che vuole portare avanti il discorso della fede che vedrete nel film. La fede forte di questa donna che è riuscita, malgrado tutte le avversità anche della stessa Chiesa, è riuscita a far erigere il santuario del Sacro Cuore della sua vita. Grazie Paolo. In ogni film c'è un cattivo, no? Un cattivo che è proprio il cattivo, quello burbero, quello che fa gli interessi suoi. Però Peppe Santa. Grazie, ma era un cattivo che aveva comunque tanta fede. E in realtà non si capisce cosa avrebbe voluto fare il cattivo, no? Non si capisce. Quindi lo lasciamo all'immaginazione della gente. Comunque grazie per avermi dato questa occasione e per essere in questo bellissimo luogo. Grazie. Grazie a te. Scusate, approfitto per dimostrare la vicinanza di noi sant'antonesi al nostro caro regista. È un piccolo dono che rappresenta il nostro modo di essere vicini a te, vicini alla bellissima arte che tu rappresenti. Grazie. Mi raccomando, non fare come Orlando, che perdi il bene dell'intelletto e lo vai a cercare sulla luna. Vabbè, adesso ho dimenticato qualcuno? Adesso guardiamolo, tranquillo. Ma voglio ringraziare anche una persona che è in sala, un Franco Lamagna, storico e critico cinematografico. Stasera prendiamo dalle tue labbra. Grazie a voi. Buona visione.